Sono sei domande a cui veramente un narcisista non ha la possibilità di rispondere. Allora, la prima domanda è: che cosa ti rende felice? Perché il narcisista non ha la possibilità di essere felice. Non ha proprio la possibilità, alla fine non sa cosa risponderti perché niente lo rende felice. Perché il narcisista vuole controllare tutto e tutti, vuole manipolare, ma essendo pieno fondamentalmente di veleni mentali, di rabbia, di rancore, di risentimenti, di attaccamenti, questi sono proprio, come dire, degli elementi che generano stati interiori che sono totalmente opposti allo stato interiore della felicità, perché lo stato interiore della felicità prevede la liberazione più o meno parziale, perlomeno, dei veleni mentali, quindi eliminare la rabbia, eliminare il rancore, eliminare gli attaccamenti. Soltanto in questo modo noi possiamo essere felici. E tra l'altro sviluppare il contrario, cioè l'amore per gli altri, l'amore per noi stessi e l'amore per gli altri, la generosità, tutte cose che intimamente noi sappiamo, perché noi abbiamo molte più conoscenze di quelle che crediamo di avere. E il narcisista non farà mai. Non sarà mai in grado quindi di essere felice per questo motivo. Non avrà mai questa possibilità e quindi non ti può rispondere, non può proprio risponderti. Magari si inventerà qualcosa, dirà qualcosa, cercherà di arrabattare qualcosa, però questa è una di quelle domande che lo mandano KO, diciamo. Un'altra domanda a cui un narcisista non può rispondere è sui suoi comportamenti. Ma scusa, perché tu continui ad andartene e poi continui a tornare indietro? Questa è un'altra domanda di quelle che lo mandano veramente in tilt, perché il narcisista non sa anche qua cosa risponderti. Perché continui ad andartene, a scartarmi e poi continui a tornare indietro? Questa è un'altra domanda, perché è un suo comportamento, un po' come lo scorpione che ha come istinto quello di pungere. Le motivazioni del narcisista sono per controllarti, ma non ti potrà mai rispondere, non potrà mai e poi mai dirti perché voglio controllarti, perché voglio dominarti, perché voglio avere il controllo totale su di te. Sono delle cose che non potrà mai dire. Quindi già da queste domande tu puoi capire se hai a che fare con un narcisista o meno. Poi, narcisisti, ripeto, non è che saranno mai diagnosticati da qualcuno, perché il narcisista non va a farsi fare le diagnosi dagli psichiatri. E poi, qualora magari andasse, non starebbe mai a dirtelo se vuole, se non vuole. Questo devi tenerlo presente, no? Non farebbe mai qualcosa, cioè non starebbe mai lì a raccontarti i fatti suoi, quindi non potrai mai saperlo. Però se già a queste domande non riesci a darti una risposta, perlomeno che sia una risposta credibile, insomma, che i sospetti ci sono e ti conviene levartelo dai coglioni. La terza domanda alla quale non può rispondere perché in realtà ha un ego sfrenato, è che cosa cambieresti di te? Ti direbbe niente, ti dirà niente, ma in realtà dentro di sé vorrebbe cambiare tutto. E questo vive questo dualismo, per cui dice niente, ma vorrebbe dire tutto. È un altro fattore importante questo, e quindi questo devi tenerlo presente. Quindi fai molta attenzione alle persone che dicono: io sono perfetto così,
vado benissimo così, non ho bisogno di nessuno, perché sono situazioni abbastanza negative, abbastanza nefaste, devi fare attenzione. E poi un'altra cosa che diciamo bisogna tenere presente con i narcisisti, un'altra domanda è: perché pensi di meritarti questa cosa che invece non sei all'altezza? Ecco, questa è una domanda che è come dargli una stilettata al cuore, no? Perché se tu gli dici che non è all'altezza di qualcosa, diventa tutto, per lui diventa veramente complicato darti una risposta, perché lui pensa a prescindere di meritare tutto, sa di non meritare niente, e quindi un'altra domanda che lo manda in tilt. E poi un'altra domanda fondamentale è: che cos'è per te l'amore? Questa domanda lo manderà in tilt perché è un qualcosa che non ha dentro, cioè il narcisista non sa che, di fatto che cos'è l'amore. Proverà magari a darti qualche versione, ma l'unica forma di, come dire, di emozione, possiamo definirla, che lui identifica con l'amore è il possesso, il voler possedere qualcuno, il voler controllare qualcuno, il voler dominare qualcuno. E la sesta domanda, quindi anche a questa domanda non saprà darti una risposta. E la sesta domanda è, diciamo, come dire, una domanda, una metadomanda, se vogliamo. Digli, chiedigli, quando lui non ti risponderà alle domande precedenti: ma scusa, perché non rispondi alle mie domande? È una metadomanda che comunque lo manderà in tilt, perché non saprai cosa dirti, perché lui non ti risponde perché non ha una risposta, non ha neanche la possibilità di rendersi conto effettivamente, e quindi non ti potrà mai e poi mai rispondere. Questo devi tenerlo presente. E quindi prova a fare queste domande e vedrai che ti saranno molto utili per capire che hai a che fare con un narcisista o comunque una persona che in qualche modo devi scartare, devi eliminare dalla tua vita se vuoi vivere bene. E quindi iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video, metti un like se il video ti è piaciuto, ovviamente, condividilo con i tuoi amici e volendo ti puoi abbonare al canale o puoi fare una donazione che è sempre ben gradita. L'abbonamento, tastina abbonati. E ti ricordo di andare anche, diciamo, a visitare tutti gli altri miei canali YouTube, che sono 10, e iscriviti a tutti i canali. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ovviamente seguimi anche su TikTok Massimo Taramasco e su Instagram Massimo Taramasco ufficiale.